attraverso lo sport ho imparato a non arrendermi, a trovare una valvola di sfogo e anche un modo per reinventarsi e trovare il modo di non sentirsi da soli e comunque continuare la propria vita come una persona normale. Quello che io cercherò di dire oggi ai ragazzi è di conoscere le persone disabili, perché hanno qualcosa in meno per natura o per incidenti, ma possono dare qualcosa in più alle persone normali. Si chiama Riccardo Laini, atleta della nazionale di paraciclismo. Nato a Bolzano e a Bolzano ha voluto portare il suo contributo in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico incentrata sul ruolo della tecnologia nella società delle differenze. Insieme a Laini, un altro atleta, Florian Planker, 5 volte campione paralimpico di sledge hockey, porta bandiera per l'Italia alle ultime Olimpiadi. Il messaggio per i ragazzi è che sicuramente nella vita non sempre può essere tutto rose e fiori, ci sono anche magari dei momenti un po' più bui, e questi vanno superati con positività, si deve sempre cercare di fare il meglio di ogni situazione, e nel mio caso appunto anche lo sport ha aiutato e come può aiutare tutti gli altri. Riccardo non solo ha affrontato la sua disabilità, non solo è un ottimo atleta, ma ha deciso anche di dare un concreto aioto a chi ha più bisogno di lui. Poggia Testa Softline è nato da un'area di progetto alle scuole superiori e alle ITI, dalla richiesta di aiuto di una famiglia di una ragazza disabile. Ci siamo riorganizzati in 8 alunni e abbiamo creato questo Poggia Testa che gli consentiva di andare a fare le riabilitazioni senza dover avere l'aiuto del genitore che gli tenesse la testa. Insomma, si può certamente dire che la disabilità, se affrontata con il giusto spirito, può trasformarsi in un acceleratore di innovazione. Oggi abbiamo qui Florian e Riccardo, due persone veramente speciali, perché hanno saputo fare della loro differenza un punto di forza per migliorare e per saper dare qualcosa nella loro vita, perché sono convinta che questa società, e la scuola è un'espressione della società, possa darci molto se sappiamo utilizzare al meglio le innovazioni, le tecnologie. Questo è il messaggio che volevamo dare quest'anno in particolare ai nostri studenti, ai nostri ragazzi. Quindi apprendete anche l'innovazione tecnologica. Il messaggio, ribadito anche da un altro atleta diversamente abile, è da non dimenticare mai. Il messaggio è quello proprio che in qualsiasi tipo di vita uno si trova, bisogna sempre crederci e andare sempre in avanti. Tutto è possibile.